età che hanno caratterizzato la nostra storia evolutiva. E sempre casualmente l'uomo ha scoperto la cottura. Sì, perché prima l'uomo mangiava la carne cruda. Praticamente per mangiarla fresca la mangiava viva, non conosceva le tecniche di salatura, non conosceva ancora il congelatore, non sapeva niente e quindi la mangiava viva. Quando voleva un po' di ciccia buona andava nella savana, nella foresta, catturava un mammut, con inganno il mammut vieni qua, lo portava al ridosso della propria caverna, lo imbrigliava, lo legava intorno al palo, prendeva un coltello piano piano e gli tagliava una fetta di ciccia, una fetta oggi, una fetta domani, e tant'è che il mammut disse amico, una fetta di culo da parte dell'osso, E infatti si arrabbiò talmente tanto il mammut che si estinse, perché disse è meglio morire tutto insieme che non una fetta per volta. Ma la domanda storica è, come siamo arrivati a cuocere la carne? Su una pittura rupestre, rinvenuta in Mesopotamia, vicino alle grotte di Frasassi, c'è disegnato un piccolo di paleolitico, un paleolitichetto, che fa i capricci paleolitici con la madre paleolitica. Diciamo che paleoliticava con la madre, va bene? Intorno al fuoco che la madre aveva appena acceso. E la mamma gli diceva teneramente, paleolitichetto di mamma, mangia questo cosciotto di mammut, dai su a mammut, che ci vuole? Dagli un moccico. No, non mi piace, troppo cruda, voglio il Kinder 5 cereali. Anche la mamma, paziente, non li abbiamo ancora inventati, 5 cereali, ce n'abbiamo 2, ancora il farro, insomma, manco che vuol dire l'orzo, ma chi l'ha visto mai? E allora voglio i bastoncini del Capitan Findus. E allora la mamma si è tirata su le maniche della pelle dell'orso e gli ha detto, mo se tu non te mangi sto cosciotto de mammut, io te lo metto per cappello quanto è vero coso. Chi? Non lo so. Magna! No! Non lo voglio! E questo infante gettò il cosciotto dei mammut direttamente nel fuoco. La madre, ah, farabutto delinquente, io come t'ho messa al mondo che te levo con ste mani, io a costo di estinguerci oggi, io te faccio fuori, io me gioco la libertà, io vedi se non me faccio 30 anni di intanto che litigava, cercava di recuperare questo cosciotto di mammut dalle fiamme, ma si scottava, l'animaccia tua a te tu padre, farabutto delinquente, a te la razza tua, io E si scottava le dita, tant'è vero che lì nacque la famosa ricetta del cosciotto di mammut scottadito, ma che si è persa un po' nel tempo. Dopo un po' la mamma ebbe ragione delle fiamme e recuperò questo cosciotto di mammut, ormai brunito e fumante. Guardando il suo bambino disse, mo tu questo te lo mangi, se no io t'attacco al muro con la lancia di papà e quando arriva tuo padre dalla caccia io te faccio gonfiare de botte con la clava quanto è vero coso. Chi? Non lo so. Magna! Cattivo! Io volevo le pimelle, io volevo le croccole, io volevo i sofficini, e magna! Manca un po' di sale, però è buono. E da allora i paleolitici misero tutto sul fuoco, tutto misero sul fuoco, anche l'acqua. Da qui il famoso detto paleolitico, hai messo l'acqua sul fuoco? Sì, ma il fuoco si è spento. Perché? Perché non abbiamo ancora inventato la pentola. Quella la inventeremo dopo con l'età del Teflon. La cosa importante però